Allora, il nostro secondo appuntamento qui sui tetti di Venezia con il nostro Hot Corner è con Carlo Interman. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Che abbiamo qui perché? Perché a Venezia porta The Book of Vision, che è un grande film molto ambizioso prodotto da un signor nessuno, possiamo dire, come Terrence Malick. Partiamo proprio da lì. Come è nata questa collaborazione con Malick, che tu già avevi frequentato il suo cinema nel 2002 con documentari e in altri modi? Sì, io ho iniziato proprio facendo documentari su Terrence Malick. Esatto, era il 2002, no? Giusto? Era il 2002. Poi ho lavorato con lui, ho fatto la seconda unità italiana di Tree of Life e da lì ho iniziato a raccontargli il progetto, che l'ha affascinato fino a che ha deciso di essere il produttore esecutivo del film. Che è una cosa che fa un po' anche tremare le gambe, però, perché tu ti avventuri in un film con un produttore o no? Sì, devo dire che la storia di Terrence Malick come produttore è straordinaria, in realtà proprio per la sua capacità di aiutarti a fare il film che hai in mente, quindi è più semplice di quello che si possa immaginare. Ah, vedi, uno immagina invece un percorso tortuoso. Senti, tra l'altro nelle prime interviste che hai fatto, il film lo vedremo la settimana della critica, non l'abbiamo ancora detto, hai citato delle influenze molto ampie, da Jacques Rivette ai Goonies, spiegaci un po'. Sì, sei probabilmente l'unico punto in comune tra Jacques Rivette e Goonies. Ma ho sempre visto il cinema come trasversale e in realtà questo connubio sembra così lontano, ma non lo è, perché secondo me in entrambi c'è questa voglia di giocare con il cinema e non c'è, secondo me, modo più serio di prendere il cinema che giocarci. E quindi la mia fascinazione per il cinema degli anni 80, Ritorno al futuro, i Goonies, Labyrinth, era proprio quella capacità di avere gli effetti speciali davanti alla camera e di averci qualcosa di evocare un mondo fantasy di fronte alla camera, che è quello che ho cercato di fare. Rivette, dall'altra parte, invece, è il mio riferimento contenutistico, nel senso della tenuta. Anche se Rivette gioca tantissimo con il cinema, secondo me anche con i generi. Ecco, hai usato proprio playful, no? L'aggettivo. Sì, perché secondo me è proprio quella la chiave. Per esempio in Histoire de Marie Julienne, che è un film, se vuoi un thriller metafisico, c'è questa voglia di cimentarsi anche col genere dal punto di vista profondamente autoriale, ma anche in quel caso è playful. Certo. E prima di farti l'ultima domanda, ci tengo a dire che abbiamo occhiali e Coppola non per un vezzo stilistico, ma perché qui picchia il sole. L'ultima domanda è: c'è pressione, c'è più felicità di essere qui con un film dopo un momento del genere e sperando poi in questa ripartenza, perché sono stati mesi difficili per il cinema? C'è sicuramente passione e entusiasmo, perché secondo me era necessario che ci fosse un festival, proprio per ricominciare e riportare il cinema al centro, anche se saranno delle piccole difficoltà, eccetera, però in fondo è un modo per omaggiare il cinema, per ridare l'importanza che il cinema ha, che ha avuto. A me non è mancato tantissimo, devo dire. Sì, sì, assolutamente, a noi. Allora, noi ringraziamo Carlo Interman, The Book of Vision, la settimana della critica. Allora, buon viaggio in questi casi, si dice, no? Visto che da qui adesso è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Grazie, buon Grazie viaggio. Mille.